Ciao amici, sapevate che è molto importante tenere l'intestino pulito e fare ciclicamente una pulizia del colon? Altrimenti si intasa come il lavandino di casa? Esatto! Se il colon è pieno di tossine, non ci sono solo rischi per la salute, ma rallentano anche tutte le funzioni del corpo, come il metabolismo. In effetti, spesso chi non riesce a dimagrire ha anche problemi intestinali, si sente fiacco e senza energia, ha sintomi come mal di testa o nausea, non ha nulla di grave, ma semplicemente ha il colon intossicato. È per questo che da 25 anni come naturopata mi occupo di detox e pulizia del colon. In questo video vediamo come aiutare il colon e le ricette di tre frullati casalinghi. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Pulizia del colon. Ma perché è così importante pulire il colon? Il colon è un organo importantissimo. Oggi, per fortuna, non sono l'unica che consiglia di pulire il colon per il benessere generale. Ci sono moltissimi studi scientifici che confermano la visione del mio sistema di salute naturale. Infatti, anche se andiamo in bagno e l'intestino si svuota un po', non è sufficiente. Alcune tossine restano nel colon e vengono riassorbite, diventando sostanze dannose per la salute. La pulizia del colon andrebbe svolta almeno 2 volte l'anno per essere efficace. Dona leggerezza, energia e garantisce un miglior assorbimento dei nutrienti. Per chi è interessato, a Milano c'è il mio centro di naturopatia, si chiama Spazio Solo Salute e potete fare l'idrocolon con ottimi specialisti. 2. Alimentazione. La dieta moderna è piena di sostanze chimiche nocive che si accumulano nell'intestino. Durante la fase di depurazione è necessario fare attenzione alla dieta. Bisogna evitare il consumo di latticini, alimenti irritanti ed eccessive proteine animali. Gli alimenti da prediligere sono frutta, verdura e fibre, assieme a molta acqua. 3. Probiotici e prebiotici. In seguito alla pulizia bisogna riequilibrare la flora intestinale con yogurt e fermenti lattici. I fermenti lattici o probiotici servono a nutrire la flora batterica intestinale per favorire il riequilibrio. I cibi chiamati prebiotici sono alimenti con la capacità di nutrire la flora batterica interna. 4. Succhi e frullati detox. Per depurare il colon in maniera naturale si possono preparare dei frullati detox. Eccone 3. Succo di aloe vera, cetriolo e mela. Frullare una fetta di ananas, mezzo cetriolo, una mela, 1/4 di bicchiere di succo di aloe e un'arancia. Per renderlo più liquido si può aggiungere acqua, bere a digiuno per una settimana. Succo di zenzero. Frullare circa 10 cm di radice di zenzero sbucciata con un bicchiere di acqua. Filtrare il succo e berlo a digiuno con del miele. Oltre a purificare il colon, contrasta nausea, acidità, reflusso e altri disturbi. Succo di fragole. Mescolare un po' di acqua con 6 fragole, una fetta di ananas e un cucchiaio di prezzemolo tritato. Frullare tutto e bere al mattino a digiuno per una settimana. Bene amici, oggi abbiamo visto come depurare il colon e alcuni buoni frullati casalinghi. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il mio regalino di oggi, la checklist dei 10 cibi amici del colon e dei 10 cibi nemici del colon, che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.